Oggi parliamo di YouTube Educational. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come avrete letto dal titolo, oggi faremo insieme un tag, un edutag. Sì, perché Arte per te, voi non lo sapete, o forse sì, ve l'ho detto in passato, fa parte di una community chiamata EduTube. EduTube contiene tutti quei canali che sono sul tubo con l'intento di insegnare qualcosa. Sono dei canali educational, ma non educational nel senso barboso del termine, ma educational nel senso guizzoso del termine. Ognuno di noi che ne facciamo parte mette a disposizione le proprie competenze, il proprio sapere per coinvolgere gli altri e per comunicare questo sapere. Se volete conoscere i canali educational, sbirciate qua sotto nel mio box informazione oppure segnalatemene magari qualcuno a voi che io ancora non conosco. Andiamo subito alle domande del tag, in modo da capire meglio cosa sia EduTube e perché ho deciso di farne parte. Arte per te, tra l'altro, è stato taggato da una ragazza che si chiama Ombretta. E che tratta di cosa se non di creatività? Tutte le ombrette trattano di creatività e il suo canale si chiama appunto La Creativa Impertinente. E il canale di Ombretta lo trovate qua sotto anche nel box informazione. Sono sette domande, cominciamo subito. La prima dice, io guardo di là perché là ho lo schermo, che studi hai fatto e come andavi a scuola? Innanzitutto diciamo che ho condotto degli studi classici, ho fatto il liceo classico, quindi come università invece ho fatto l'Accademia di Belle Arti con specializzazione in restauro, la vecchia quadriennale, e poi ho preso una seconda laurea magistrale in storia e conservazione delle opere d'arte. Come andavo a scuola? A piedi. Ok, vi dico la verità, al liceo andavo male, nel senso che non studiavo, non mi piaceva, quindi studiavo il minimo indispensabile. Diciamo che al ginnasio ho avuto più problemi, mentre poi al liceo, che le materie diventavano più umanistiche e meno tecniche, ho ingranato e comunque ce l'ho fatta, mi sono diplomata, mi sono maturata al liceo classico, che comunque mi è molto giovato. All'università sono andata bene perché ho fatto la mia carriera universitaria, diciamo che si può dividere in due parti. Una prima parte di insoddisfazione che non vi ho neanche citato, perché prima di iscrivermi in accademia mi ero iscritta in giurisprudenza e lì stendiamo un velo pietoso, archiviamo l'articolo. Mentre per quanto riguarda l'Accademia di Belle Arti, Restauro e Storia e Conservazione delle Opere d'Arte, ci ho dato dentro pesante, erano le cose che mi piaceva fare e quindi sono andata bene in entrambe le situazioni, con grande soddisfazione soprattutto per me stessa. Quindi, che dire, fate quello che vi piace e non quello che dovete, ma quello che volete. Seconda domanda, quali erano le tue materie preferite? A scuola sicuramente l'italiano, la filosofia, la fisica, mentre per quanto avevo 9 in fisica, udite udite, però avevo anche una professoressa che ti faceva gli esempi citando l'elastico delle mutandine che tirava, quindi era una pazza pure lei che ti coinvolgeva particolarmente. Esempi poco consoni, diciamo così, esempi poco consoni che attivavano la mia fantasia e soprattutto catturavano la mia curiosità. Mentre per quanto riguarda l'università, tutte le materie che ho fatto mi sono piaciute in qualche modo, tranne l'ultima. L'archeologia, diciamo che la meno preferita è l'archeologia, mentre tutte quelle che riguardano l'arte, la critica, l'urbanistica, il restauro, la pittura, il disegno, mi piacevano tutte in egual maniera. Come è nata l'idea del tuo canale YouTube? L'idea del mio canale YouTube, lo sapete se mi seguite da tanto, come è nata? È nata per sopperire ad una lacuna ministeriale sul programma di storia dell'arte di un determinato anno, che ho voluto colmare per i miei studenti in accademia, perché io ho anche insegnato in Accademia di Belle Arti, mettendo dei video online. L'idea è nata così. Poi, perché hai deciso di condividere le tue conoscenze, passioni o altro su YouTube?
Da quel momento poi mi sono accorta che i miei studenti non guardavano i miei video, ma invece su YouTube si affacciavano tantissime persone che erano incuriositi dalle materie artistiche e che mi dicevano nei commenti non avevano avuto i modi o le possibilità per poter svolgere quei tipi di studi. E così, presa dalla voglia di essere utile anche alle persone che non hanno potuto seguire gli studi artistici, ho deciso di colmare quei vuoti che magari molti di noi hanno e che tramite YouTube e tramite canali educational si possono colmare. Diciamo che mi è piaciuta l'idea di far parte di un qualcosa di molto grande che potesse dare completezza a quella che è l'ambizione di conoscenza di una persona, e mi faceva piacere che questo avvenisse attraverso i miei mezzi, attraverso la mia poca conoscenza. E poi diciamo che nella mia vita, proprio perché ho deciso di essere un insegnante, proprio perché ho deciso di fare questo per mestiere, ho sempre pensato che trasferire al prossimo le proprie conoscenze sia come dare un pezzo di sé, diventare in qualche maniera immortali, perché se io ti racconto una cosa e poi tu la racconti a tuo figlio e tuo figlio la racconta a qualcun altro, quel pezzettino di me viaggia nel tempo e io alla fine non morirò mai. Alla fine però, perciò almeno questa è la mia vana speranza. In realtà sì, credo che sia questa ad avermi spinto, un po' la voglia di rimanere in ognuno delle persone che mi guardano e un po' la voglia di regalare in ognuna delle persone che mi guardano qualche cosa che non ha potuto avere diversamente che non con YouTube. Che cosa ne pensi dei canali educational su YouTube? Ne penso benissimo, penso bene, perché sono una grande possibilità per imparare qualcosa che non si è potuto imparare nella vita reale, nella vita quotidiana, perché i corsi di determinate materie per determinate formazioni costano un botto, quindi se uno si vuole fare un corso di inglese su YouTube lo trova, se uno vuole fare un corso di francese lo trova, se lo vuole fare di pittura lo trova, se vuole nozioni di fisica, chimica, scienze le trova, se vuole intrattenersi con della poesia la trova, e quindi è un modo per arricchire il mondo, quindi non posso pensare che bene dei canali educational, specie quando sono trattati con leggerezza e non con prosopopea. Ma quelli non vanno, quindi alla fine quello che rimane è il canale che ti porge la materia in maniera fluida, piacevole, senza accademismi inutili. Segui qualche canale edu? E se sì, quale? Ve li leggo perché li ho appuntati, perché sono tanti. E allora, per quanto riguarda la scienza, io seguo Science for Fun, che è un canale bellissimo, vi metto tutti i link qua sotto. Poi seguo Do You Speak Science, che è troppo carino anche. Poi La Chimica per Tutti, che è un canale utilissimo. Poi seguo Tutto su YouTube, che è un canale bellissimo, che ci aiuta a barcamenarci in questo mondo sempre in evoluzione o involuzione di YouTube. Comunque Anne è bravissima e dispensa consigli a tutti. Corso di cinese con Xing Shun Meng. Poi seguo La Puzza dei Carciofi, che è un canale di un ragazzo giovanissimo che parla di poesia, e il titolo la dice lunga. HD Tutorials Italia, che è stupendo come canale. E poi seguo Freddy Frinkwell, che è un ragazzo di Palermo molto simpatico, che ci fa scoprire le meraviglie del mondo, e tanti altri ragazzi. Naturalmente seguo Lia di Agape Bichou, e quindi questi sono i canali che per lo più seguo. Tagga qualcuno, io taggerò due persone. E taggo proprio Freddy Frinkwell, che è un ragazzo simpaticissimo, voglio scoprire insieme a lui qualche altra meraviglia del mondo e farla conoscere anche a voi, e lui è un canale, fa parte già di YouTube. E poi taggo una mia amica che vorrei facesse parte di YouTube. Approfitto proprio di questo video per invitare Sandra dell'Arte Vista da Me, che è un canale dove insegna la tecnica dello scrapbooking, quindi anche questo è un canale edu alla fine, anche se ancora non fa parte della nostra community. Salta a bordo di YouTube Italia, rispondi al tag e io vi rimando quindi ai loro tag. Spero che questo tag vi sia piaciuto, vi abbia dato anche l'idea ad uno YouTube diverso, non fatto solamente di intrattenimento ma fatto anche di qualcosa di più, che possa essere utile nella vita di tutti i giorni e spendibile in maniera pratica e concreta. A me non rimane altro che dirvi che vi aspetto anche sui miei altri canali, che sono Ombretta e Due Cuori Una Cappa, e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, ciao!